Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di chirurgia robotica ortopedica e per farlo siamo in collegamento con il dottor Patrizio Caldora, già direttore di struttura complessa per 15 anni all'ASL Sud-Est Toscana. Buonasera dottore, benvenuto. Buonasera, grazie per l'invito. Dottore, che cos'è la chirurgia robotica ortopedica? Vorremmo sapere se è diversa dalla chirurgia robotica in chirurgia generale o in urologia. Sì, sono due sistemi completamente diversi. Quando parliamo di robot generale, per intenderci quello più comune, più usato, è il cosiddetto Da Vinci. In questo caso noi abbiamo la possibilità di gestire come dire, il gesto chirurgico con maggior precisione. E l'altro vantaggio è quella di poter in qualche maniera fare un gesto teleoperativo. Che vuol dire questo? Che se con la mano non riusciamo a fare un movimento particolare, molto stretto, molto chiuso, con il robot possiamo farlo. Se abbiamo un tremore della mano, il robot riduce il tremore e potremmo addirittura far operare con un assistente molto bravo, per esempio in Italia, potremmo far operare in collegamento in remoto un chirurgo dagli Stati Uniti, quindi una funzione molto importante. Per quanto riguarda invece la chirurgia robotica ortopedica, le caratteristiche fondamentali sono la precisione del posizionamento della protesi, in questo caso parliamo di chirurgia protesica robotica, e una forte limitazione dell'errore che aumenta la sicurezza. Cosa vuol dire precisione? Vuol dire che possiamo essere precisi al di sotto del millimetro e addirittura al livello di un grado nello spazio, perché quella che è la difficoltà dell'occhio umano è sì di guardare bene l'anatomia, ma non essere in grado di verificare una precisione di così alto livello. Per cui la robotica alla fine che cos'è? Migliora tantissimo l'accuratezza dell'intervento chirurgico, la precisione, ridurre gli errori perché oltre un certo limite il robot ci ferma, ci limita, non ci fa sbagliare, quindi aumenta moltissimo la sicurezza del gesto chirurgico e dell'intervento intero di per sé. Dottore, quando è iniziata la storia della chirurgia robotica ortopedica? In realtà la storia va oltre i 20 anni, però diciamo che fino agli ultimi 15 anni erano prototipi, che ci sono stati anche alcuni errori di progettazione, c'è stato anche qualche piccolo problema. In realtà quando parliamo di chirurgia robotica ortopedica moderna parliamo da circa il 2005, il primo impianto negli Stati Uniti è del 2006, in Italia invece il primo intervento è stato eseguito nel 2011. Vedete che dal 2006 ad oggi sono stati impiantati più di 1000 robot, dovremmo chiamarli postazioni robotiche, in circa 30 paesi nel mondo e finora sono stati fatti più di 500.000 di interventi di protesi robotiche in tutto il mondo, quindi vedete numeri abbastanza importanti. Dottore, da quello che lei ci ha detto, quindi abbiamo visto come la chirurgia robotica ortopedica sia caratterizzata da un'altissima precisione. Ma questa altissima precisione su cosa si basa? Bene, si basa sul fatto che il software è in grado di trasferire nel computer, appunto, del robot dei dati che sono estremamente validati e amplificati. Questi sono i due tipi di robot che uso io, non ne uso uno solo, sono i robot più importanti, più grandi, diciamo, che esistono al mondo, con caratteristiche diverse, ma in ogni caso tutti e due con risultato molto favorevole. Quello a destra che è rosa fa la protesi di ginocchio totale, quello a sinistra che è Mako riesce a fare sia l'anca totale che la monocompartimentale e la protesi di ginocchio totale ovviamente. Parliamo di un meccanismo, diciamo, che si sta evolvendo in tutti i settori. Vedete, nei nostri robot abbiamo i principi dell'intelligenza artificiale, cioè i software che migliorano continuamente, la realtà virtuale, perché noi mentre operiamo non guardiamo soltanto il campo operatorio, ma guardiamo quella che è appunto una realtà virtuale, cioè un'immagine dinamica, un video che riproduce quello che stiamo facendo in virtuale. E poi i cosiddetti big data, perché noi siamo in grado adesso di poter... Vedete, di poter ricostruire o mediante una TAC, come è a sinistra questa immagine, attraverso una semplice TAC siamo in grado di ricostruire tridimensionalmente tutto l'arto del paziente con estrema precisione. Adesso invece vi è un ulteriore passaggio, questo è un metodo che attraverso una radiografia digitale dell'arto sottocarico, vedete con questi sensori,
C'è un software potentissimo che sfrutta i big data ed è in grado di fare un modello da 2D a 3D, sempre preciso e completo dell'articolazione del ginocchio del paziente, senza fare addirittura la TAC. Quindi parliamo di collezionare dei big data che riescono a farci operare, prima virtualmente e poi realmente, quella che è l'anatomia reale del ginocchio partendo da dei dati radiologici, cosiddetti dati DICOM. Dottore, quali sono le indicazioni, cioè su quali pazienti è possibile l'utilizzo del robot? Il robot ortopedico, mi riferisco in maniera particolare a quello di tipo articolare di cui stiamo parlando, noi possiamo operare qualsiasi paziente, anche perché i tempi chirurgici, come vedremo, si stanno sempre di più riducendo, e l'indicazione principe, come potete vedere in questa immagine, sono le artrosi avanzate. Qualsiasi tipo di artrosi, qualsiasi tipo di necrosi, qualsiasi tipo di deformità, anzi, più la deformità è ampia, importante, per cui il chirurgo farebbe fatica a riconoscere l'anatomia, più vi è indicazione a operare con il robot, perché soltanto il robot ci fa mettere le posizioni, diciamo, le componenti protesiche nella giusta posizione nello spazio. Quello che è l'errore possibile ad occhio nudo è non riconoscere i reperi anatomici e quindi posizionare nello spazio le componenti protesiche con un minimo di errore, indipendentemente dall'esperienza del chirurgo. Ebbene, il robot è in grado, con parametri anatomici virtuali, diciamo presi in precedenza, è in grado di farci posizionare le componenti con una precisione di sotto il millimetro e addirittura di un grado nello spazio. Quindi le protesi principali che noi possiamo utilizzare, mettere, impiantare con precisione sono la protesi totale d'anca, la protesi totale di ginocchio e sempre di più le cosiddette protesi parziali. Cioè, se noi abbiamo un'artrosi del ginocchio di un solo compartimento, soltanto di una parte, possiamo con il robot riprodurre completamente la copertura solo di quella zona del ginocchio, quindi si chiamano monocompartimentale, mediale e laterale, addirittura siamo in grado di ricostruire la femororotulia, cioè il rapporto cinematico tra la rotula e il femore. Dottore, come si fa a pianificare un intervento robotico e quali sono i margini di precisione e di sicurezza? Questa è la vera novità, perché noi prima facevamo la pianificazione cosiddetta statica, no? Su una radiografia, facevamo un disegno su una radiografia sovrapposta. Noi possiamo fare anche la pianificazione cosiddetta digitale, cioè utilizzando un software di un semplice computer. Qual è la differenza con il robot? È che noi facciamo una pianificazione tridimensionale e questa può essere modificata durante l'intervento. Noi possiamo modificare, vedete, questo è un caso estremo di artrosi post trauma, vedete tutte quelle placche che si vedevano nella diapositiva precedente, e se voi riuscite a vedere quella specie di curva verde è il posizionamento virtuale del cotile, cioè della parte, diciamo, del bacino della protesi d'anca, e noi andiamo a posizionarla in sicurezza, raggiunto il centro di rotazione, sapendo che non raggiungeremo il contatto col metallo, con le placche e con le viti. Soltanto il robot ci può dire, saremo in grado di posizionare quel cotile a un millimetro, massimo due di distanza dalle viti, per metterlo in buona posizione. Questo che vedete adesso non è altro che quindi una pianificazione dinamica. Vedete, noi stressiamo in questo caso il ginocchio, lo apriamo dinamicamente per vedere come rispondono i legamenti alla posizione virtuale, appunto, ancora della protesi. Noi qui stiamo ancora pianificando in virtuale, invece qui stiamo tagliando in sicurezza, cioè quello che vediamo qui è quello che succede durante l'intervento. Vedete, quel verde che va via è quello che porterà via la sega durante l'intervento, e il margine di sicurezza, cioè noi mettiamo un campo di sicurezza dentro cui lavora il nostro motore, la sega oscillante. Ma anche se noi dovessimo sbagliare, anche se facessimo un movimento incauto, il robot si blocca a un millimetro dal campo di applicazione. Quindi una estrema sicurezza per non danneggiare i tessuti e le strutture nobili, ovviamente. Dottor Caldora, lei quanti interventi ha fatto con il robot e i tempi dell'intervento quali sono? Allora, posso dire che sono stato, diciamo, io sono stato uno dei primi degli ospedali pubblici italiani, perché c'erano già due case di cura molto importanti, ovviamente di cui non faccio il nome, che avevano già investito nel 2011, un bellissimo percorso hanno fatto.
La mia direzione generale ha creduto molto in questa applicazione e io li ringrazio per questo, perché per me è stata una grande esperienza, quindi una grande sensibilità della direzione generale ad investire sulla robotica. Abbiamo iniziato a Ravenna due cosiddetti chirurghi senior, siamo partiti dal giugno del 2014 e vedete che la nostra casistica, i due chirurghi, quindi la metà è di mio pugno, fino al dicembre del 2020 abbiamo superato i 1000 casi, 1158, di cui c'è una prevalenza di chirurgia dell'anca, di protesi dell'anca, perché siamo due chirurghi esperti di chirurgia dell'anca. Abbiamo fatto 569 protesi totali d'anca, 343 di protesi parziali di ginocchio e poi dopo aver fatto 143 protesi di totali maco abbiamo iniziato l'esperienza da gennaio con questo nuovo robot, il cosiddetto Rosa, che è della Zimmer Biomet ed è un tipo di robot leggermente diverso, anche più semplice, versatile, che fa la protesi di ginocchio e stiamo avendo dei risultati eccellenti di tipo preliminare. Beh, dottore, complimenti innanzitutto. Dottore, perché quindi lei consiglia l'utilizzo del robot per la chirurgia protetica? Beh, intanto rispondo in maniera anche molto non completamente tecnico-medico. Voi vedete che non c'è settore al mondo dove non sta entrando la robotica. È vero che questo sarà un problema anche di gestione delle ricchezze, ma chi pensa di poter fare un lavoro di precisione, di livello intellettuale, senza l'uso del robot, non sta capendo dove stiamo andando. Perché? Perché la robotica sta dimostrando, nella mia esperienza personale, ma anche in letteratura, di aumentare moltissimo la precisione dell'impianto e quindi produrre una riduzione dei tempi di recupero, una riduzione quindi dei tempi di fisioterapia, una riduzione del tempo che il paziente deve stare in ospedale, una riduzione, abbiamo fatto un lavoro in cui dimostriamo una riduzione delle trasfusioni. E vedete che il tempo robotico, questo è il tempo in cui il robot è acceso, scende in maniera progressiva, ginocchio 44 minuti, l'anca 55 minuti. Che vuol dire? Che nelle mie mani, nella mia esperienza, fare un ginocchio o un'anca robotica significa una differenza di soli 10 minuti. Quindi questo è un tempo che va investito, vale la pena investire per tutto quello che abbiamo detto finora. 10 minuti più che altro di setup, cioè di preparazione all'intervento, neanche di tempo chirurgico effettivo. E questo è un grande investimento, secondo me, di cui dovrebbero tener conto anche le amministrazioni pubbliche, cioè gli ospedali pubblici. Benissimo, dottore, io la ringrazio per averci parlato di un argomento così importante e grazie per aver contribuito alla nostra trasmissione. Grazie a voi, grazie a voi. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.